a te e a tutti i ciormai. Benvenuti alla Giocrina in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi ho fatto un errore veramente madornale con Connor. Per cui torniamo da Kara, credo in questo caso. È l'8 novembre. Eccoci qua. Sono le 17:10. Almeno credo siamo con Kara, eh. Sì, sì, oh mio Dio, dove siamo? Siamo dalla gente di cui parlava Luther, perché a sto punto non mi fido più di nessuno. Luther è neutrale con noi, eh? Dobbiamo guadagnarci ancora la sua fiducia. Ok, cerca aiuto, ispezione retro. Cioè, dove sono Alice e Luther? No, seriamente, parliamone. Qui c'è un uomo, ragazzi, c'è un... c'è un tizio e direi di andare da questo tizio. Vediamo cosa ci dice. È qui che spacca la legna molto tranquillamente. Salve. Sto cercando Rose. È qui. Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Ma perché? Non manco la conosci. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Ciao. Che posso fare per voi? Meno male che non aveva voglia di parlare. So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Speriamo in bene. Venite. Meglio se parliamo dentro. D'accordo, grazie. Mico, te devi rilassare un attimo, eh. Già è partito arrabbiato, già ci odia. Ma perché tutto quest'astio nei nostri confronti? Ma che abbiamo fatto? Abbiamo detto soltanto vogliamo parlare. Dici che possiamo fidarci? Io direi di sì. Non abbiamo scelta. Ecco, è la stessa cosa che hai detto quando Alice ti ha detto non mi piace Zlatko, ce ne andiamo e io ho scelto l'opzione, non abbiamo scelta. Tutto ok? Ho freddo, cara. Hai ragione, amore, hai ragione. Ti scalderai subito. Andiamo dentro a parlare con quella signora, d'accordo? Luther già si sta avviando verso l'ingresso. Grazie Luther per averci aspettato. Andiamo dentro. Entra. Speriamo in bene. Grazie, grazie. Come ti chiami? Alice. Oh. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. È esausta. Poverina. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, davvero? Le accompagni di sopra? Grazie. Che gentile sta tipa, eh? Speriamo non sia una facciata, però non credo. A me Zlatko non me l'aveva contata giusta dall'inizio, sinceramente parlando, però... Qua ci sono pezzi di ricambio di androidi, spero non sia un brutto segno. C'è l'albero di Natale, ma che bello! Andiamo di sopra, dai. Forza. Si chiama Adam il tipo. Non avercela con noi, ti prego, vogliamo soltanto essere amici. Grazie, grazie davvero. Vieni Alice, forza. Mettiti pure a letto, mettiti al caldo, forza. Occupati di Alice. Ah, che bello, eh? Un vero letto. Togliamo le scarpe, saranno zuppe di neve. Che c'è, amore? Ok. Togliamo sti vestiti. Madonna, che saranno pure questi mezzi zuppi, poverina. Oh. Che piccola che è, ragazzi. Mi fa una tenerezza incredibile sta bambina. Rimbocchiamole le coperte, così almeno starei un po' al caldo. Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. No. Dobbiamo passare il confine. Sì, ma devo ancora parlare con la signora. Devi riposare. Ok. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. È complicato. Gli umani sono complicati. A volte è difficile capirli. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Sincera.
Io non lo so. Proprio non lo so. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla rosa. Oh, grazie. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Che gentile, raga. Suggerisci di mangiare. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Prometti che lo farai? Se hai bisogno, sono di sotto. Stai tranquilla, eh? Ci siamo comunque noi qui. C'è anche Luther. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Che tenero che... Cioè, no! Come faccio a non commuovermi di fronte a ste cose? D'accordo, grazie. Cioè, pure la tipa, ragazzi, è di una gentilezza. Cioè, magari... Cioè, di sicuro ci sono degli esseri umani... comprensivi, degli esseri umani buoni, capite che voglio dire? E queste cose, cioè, quando vedo che le persone, capito, magari si prodigano per altre persone, siano in questo caso androidi, mi intenerisco tantissimo. Grazie, Luther. Vediamo se riusciamo a parlare con Rose, ragazzi. Non so se possiamo dare uno sguardo alla casa... Se possiamo ficcanasare, io sinceramente credo di no, eh. Quindi vediamo un attimo di andare lì sotto e di trovare Ross. Che bello l'albero di Natale, bellissimo. Vediamo un attimo se possiamo ficcanasare da qualche parte. Bellissimo. Qua possiamo guardare. Qual è il tuo nome? Ah, sei qua, Cara. Sono Cara. Ma visto che ficcanasavo. Lui è mio figlio, Adam. Ok, piacere. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Cara. Grazie. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Sincera. Siamo sinceri, ragazzi. Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Grazie. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. Perché aiutare? Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. Ci aiuterai? So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Davvero? Nessuna scelta. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! Che succede? Che succede? Scopri cosa succede, infatti. Vabbè, siamo degli impiccioni, effettivamente, perché noi che c'entriamo, però... Mi piacerebbe sapere che c'è. Che succede? È Mary. Si è appena spenta. Ah, minchia. Aveva degli altri androidi qui, già. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Mm.
Lasciamolo in pace. Sì. Alice, che fai qui? Alice? Che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ti ho detto di mangiare. Oh. Porta fuori. Ok. Madonna, che tristezza. Non voleva più stare nella sua stanza. Va tutto bene, cara? Più o meno. Sì. Sto bene. Non mi sembra, cara. È stato un momento veramente molto triste, ragazzi, perché c'è... Perché nasconderli? Dopo tutto quello che hanno fatto quei devianti. È troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia li trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita? E per cosa? Per un mucchio di macchine. Non sono macchine. Sono vivi. Io sono vivo. Tu sei viva. Loro non sono niente. E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Ok. Ecco perché lui era restio, ragazzi, ad aiutarci. Ecco perché. Che fai? Dove vai? No, raga, questa me la dovete spiegare. Fatto due volte il giro dell'ingresso, perché evidentemente vede gli androidi in un'altra maniera, i devianti perlomeno. Mi dispiace. Non facci caso. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? Grazie. State qui, torno presto. Oh, grazie. È dura, ragazzi, quando ci sono queste situazioni. È veramente dura. Io volevo vedere qua cosa c'è. Sacche di sangue blu. Ovviamente cerca di avere dei pezzi di ricambio, insomma, per gli androidi che ospita. Madonna, è così gentile, ragazzi. Veramente molto, molto gentile. Vediamo un attimino qua cosa abbiamo. Qui c'è un giornale. Vediamolo un po'. Terza guerra mondiale. Chi la vincerebbe? Chi vincerebbe se scoppiasse il conflitto in Artide? Gli Stati Uniti hanno accesso ridotto alla zona, possono contare su molti alleati. La Russia ha un vantaggio tecnologico. Terza guerra mondiale, solo a dirlo sì che sia, paura. Posso parlare con lui? Quanto pare sì. Vediamo se riusciamo a guadagnarci la sua fiducia. Spero che Rosa torni presto. Mizzica, appena uscita. Cara. Che? C'è una cosa che devo dirti. Di che? Si tratta di Alice. Non ora, Luther. Perché no? Perché no? Se ti vuole dire una cosa, perché non fartela dire? Perché non adesso, insomma, hai tempo da perdere. Oh, oh. Volevo parlare con la polizia. È la polizia. Ma chi l'ha detto che è la polizia? E cosa facciamo? Stai buono, stai buono. Apriamo la porta. Stai buono. Salve, signora. Scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere buono. Molto cauti. Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Cerchiamo di mantenere la calma, che non voglio che succeda un disastro di nuovo. Stai buono, te.
Mi dica pure, agente. Mi dica. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore in attesa? Livello di sospetto. No. Niente di particolare. Prepara il caffè. Okay. C'è qualcun altro in casa? Porca nessuno, no. Nessuno. No, solo noi. Avete qualche androide qui? No. No, qui non ci sono androidi. Porca Chiudi, ma perché devo sbagliare? Com'è possibile? Madonna. Non si preoccupi, agente. Sì, intanto preparo il caffè. Oddio, raga, mi sta salina ansia, che manco ve potete immaginare. Dio santo. Se ci scopre è un grosso guaio, eh. Agente, il suo caffè è pronto. Che ne dice di sedersi? Perché si dovrebbe sedere poi? Non capisco. Grazie. Si figuri, non vuole sedersi? Stai buono, Adam, non fare caspitate, ecco. Mi vuole chiedere qualche altra cosa? Lì c'è la giacca di un androide, ragazzi. Oddio, non ci avevo pensato. Ok. Qualche altra cosa? Che c'è? Che cosa è uscito? Non destare sospetti, trova tracce dei devianti. Ancora una. Quale sarà l'altra traccia di deviante, ragazzi? Non so cosa mi sfugge, raga, non lo so. Quale altro? Ah! Devo chiudere, penso. Spero che sia questa. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam? Non fare cavolate. Gli androidi. È agitato. È solo sconvolto da questo problema dei devianti. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No, vero? No. È vero che non li hai visti? No, stai tranquillo. Io non ho visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. Prego, si figuri. C'è qualcun altro in casa? Il vento. Il vento. Deve essere un colpo di vento. Ho lasciato la finestra aperta. Scusi il disturbo. Buonasera. Arrivederci, ciao, arrivederci, agente. È stato un piacere conoscerla. Sapevo, vedi che stavo andando verso la porta, cavolo, non ci ho pensato. Adam, l'hai chiamata tu la polizia? È andato. Oddio, meno male. È tutto ok, Iris. Siamo al sicuro. Oh, Luther è diffidente, è addirittura diffidente. Perché diffidente? Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. Ok. Ok, ragazza, ok. Madonna che ansia, raga. Vabbè, raga, niente, andiamo avanti. 9 novembre. Siamo da Marcus, ragazzi. È l'1:51 del mattino. Il nostro messaggio è dappertutto. Ora tutti sanno. Era quello che volevamo. Scoprirci così è stato un errore. Non negozieranno mai con loro schiavi. Avremmo dovuto dirgli che siamo pronti a combattere. La violenza non è la risposta. Il dialogo è l'unica via. Gli umani devono ascoltarci. Perché non vorranno ascoltarci? Simon ha pagato con la vita. Simon si è sacrificato per la nostra causa. E che differenza fa? Lui è un eroe. È morto per la rivoluzione e non sarà l'ultimo. Non voglio una rivoluzione nel sangue. Vivi pure da schiavo. Se non sei pronto a combattere per la libertà, allora forse non te la meriti. Ort, non ci provo. Ora basta! Calmiamo i bollori, eh. E ora che facciamo? Adesso... non lo so. Vediamo come va avanti la cosa. Ci sono 5 negozi Cyberlife a Detroit. Ok. Tutti
Tutti siamo venduti come oggetti. Ok. Li attaccheremo tutti e libereremo la nostra gente. Attaccare i negozi? Non l'abbiamo mai fatto. Avranno di certo qualche sistema di sicurezza. Formiamo 5 gruppi. Uno per negozio, penetriamo i loro sistemi e attacchiamo. In contemporanea, alle 2 di notte, niente violenza. Niente violenza. Liberiamo i nostri e filiamo prima che arrivi la polizia. Ok. Sarà una notte che ricorderemo per sempre. Ci proviamo. Trova il negozio Cyberlife. Andiamo, North. Con North siamo ancora amici, eh? È da tanto che aspetto questo momento. Lo so, amica, ti capisco. Hai perfettamente ragione. Cerchiamo, come sempre, di non fare casini, cavolo. Tu segui e tu guidami, eh. Oh. Merda. Allora, se già ci facciamo beccare adesso, sì che siamo nella cosiddetta cacca, eh. Ok, via libera. Bene. In zona ci saranno altri poliziotti. Già. Facciamo attenzione. Lo so. Ok, il negozio della Cyberlife è di qua. Andiamo. Cerchiamo di... Il negozio è qui. Sì, l'ho visto. È tanto grosso. Sarà un po' un casino, eh. Ok, è tutto chiuso. E adesso? Siamo questo per loro. Nient'altro che merce da esporre in una vetrina. Presto capiranno chi siamo davvero. Sì, ok, a parte i ci atterremo discorsi. Al piano. Neutralizziamo i sistemi di allarme e mettiamo l'aria in sicurezza. 10 minuti all'attacco. Oh, merda. Cosa aspettiamo? Ok. Rendi sicura la zona. Neutralizziamo i sistemi di sicurezza. Come caspita faccio? Analizza la vetrina. Ok. Non abbiamo molto tempo, abbiamo 10 minuti. Vedi il sistema d'allarme? Non è tanto. Il sistema di allarme, vediamo, qua ci sono delle telecamere. Identifica rete. Trovato. Ok. Dove conduce il filo? Vetrina analizzata, neutralizza il sistema di allarme. Dove porta il filo? Oh. Da dove iniziamo? Ho i dati sul sistema di sicurezza, dovremmo riuscire a disattivarlo, seguimi. Ok. E di qua, andiamo. Madonna, dove caspita c'è l'accesso a sto sistema di allarme? Ma che seriamente, è qua. Dovrebbe essere qua, analizza. Eccoli qua. Merda, ci stanno lavorando adesso, ci stanno lavorando alle 2 del mattino. Ma che veramente. Ragazzi, mi dovete scusare, ma... Converti. È semplicissimo, basta un semplice tocco, è fantastico. Ok, ragazzi. Libertà. Neutralizzate tutto. Neutralizzate l'allarme. Ah, no, lo devo fare io, insomma. È rosso, no? Di regola è quello rosso, dovrebbe essere. Posizione griglia, ok. Benissimo. Neutralizziamo sto cavolo di sistema d'allarme. Tac. Circuito creato. E quindi... È a posto? Ok, perfetto. Allarme Cyberlife neutralizzato. Marcus, attento. A chi? Nasconditi. Oh merda, miseria. Madonna, ragazzi, non mi ha visto per un pelo di culo, veramente, eh? Dai, forza. Ben fatto, Marcus. Grazie per la tua fiducia. Ok, torniamo immediatamente al negozio. Non perdiamo tempo, che qua il tempo scorre. Oh, possiamo entrare? Che c'è? Drone di sorveglianza. Merda. Dobbiamo liberarcene. Ok, non vediamo. Sarà così semplice. Lo so, grazie. Percorso del drone calcolato. Vediamo un pochettino. Ok, trova il luogo giusto. Vediamo da qua. Luogo sbagliato. No, niente da fare. Da qua? Ok, il luogo giusto. Il drone è raggiungibile da là. Perfetto. Non ci resta che arrampicarci e neutralizzarlo. Anche se... Non so se sarà così semplice. Come faccio ad arrampicarmi? Ah, da qui. Oh, intanto il tempo continua a scorrere, eh? Era qui che mi arrampico. Ho capito! Libertà, dai!
Da dove cavolo mi arrampico? Da qui. Forza. Marcus, rapido, rapido, rapido. Minchia, devo pure precostruirmi il percorso. E dopo? Poi di qua? No, niente, sarebbe troppo tardi. E allora? Come cavolo faccio? Da qua? Ok, da qua sì, dovremmo esserci. No, sarebbe troppo alto. Ma che cavolo? E allora? Devo salire e poi saltare. È giusto? Ok. Madonna, è fatica. Uff. Intanto 10 minuti stanno passando qua. Forza Marcus, forza Marcus, forza Marcus. Vai! Ecco fatto. Neutralizza, neutralizza. Sta. A posto. Perfetto. Esplora la zona. Ci abbiamo ancora tempo per esplorare la zona? Io non credo. Speriamo. Scopriremo presto. Presto. La strada è trafficata. Meglio bloccarla. Pure. È a senso unico, non sarà difficile. E come faccio? Blocca la strada. Ma che veramente? Dobbiamo usare una ristea. Che? Marcus, guarda. Che? Calma, calma. Che c'è? Ah, ok, possiamo usare questo. Posso convertirli sti androidi, ragazzi? Libertà! Niente più catene. Via, 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 lasciate i lavori a metà, chi se ne frega. Gli umani si arrangino. Scusate. Ok, non ci resta che usare questo, ragazzi. Forza e coraggio. Con questo bloccheremo la strada e spero sia la volta buona per... entrare dentro al negozio, insomma. Ok. Strada chiusa, perfetto. Ecco, nessuno ci disturberà. Perfetto, perfetto. La zona è sicura tipo al 100% adesso, per cui direi... La piazza sembra tranquilla. Entriamo dentro il negozio. Sì. E come pensi di farlo? Abbiamo... Ci serve un camion per sfondare il negozio. Ma veramente? In zona c'è un cantiere, trovarne uno non sarà difficile. Non era qua un camion? Qua. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Come entriamo? Ruba il camion pure. Madonna. Oh. Di qua, per fortuna. Meno male che l'ho chiusa. Se vabbè, apri. Un paio di palle. Di entrare? Rispaccarlo? Davvero? Oh, Gesù. Ah, di saltare magari. Vai! Mizzica, se avete l'abilità potete passare tempo. Forza e coraggio. Eccolo qua. Ok, siamo dentro. Riusciamo a portare fuori quel camion? Ok, siamo dentro, c'era bisogno di dirlo. Sono anch'io dentro assieme a te, mi rendo conto. Ok. Forza Marcus, non perdere tempo. Dai che lo sfondiamo. Che cosa faresti senza di me? E che ci stai a provare? Che ti piaccio. Marcus, con calma, Minchia, va avanti super scialla. Oh, avremmo potuto... Ah no, forse sfondarlo no, ragazzi, non c'era abbastanza spazio. Marcus, ripeto, con calma. Potrebbe fare giusto un po' di rumore. Mizzica, dobbiamo sfondare una vetrina. Ok. Forza e coraggio, dai! Adesso sì che comincia il divertimento, Pian pianino. Passiamo da qua. È arrivato il momento cruciale. Sapevo che ci saremmo divertiti. Assolutamente, Nord. Si va! Ok, non perdiamo più tempo, che poi il tempo continua a passare, ve lo ricordo. Forza. Ok, sveglia gli androidi. Devo svegliare uno a uno, veramente?
Non serve più obbedire. Libertà. Libertà! Dillo con più convinzione, Marcus. Libertà, cavolo. Madonna, sta creando un vero e proprio esercito, ragazzi, eh. Minchia, se gli basta un tocco per convertirli, cioè, è una cosa pazzesca questa, eh. Forza, ragazzi. Venite insieme a noi. Ci divertiremo un sacco. Oh, uguale a Simon. Parla con loro. Dove mi metto per parlare con loro? Qua in mezzo? No, parla, sì. È il leader indiscusso, ragazzi. Mi chiamo Marcus e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Un oggetto progettato per obbedire. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Sì! Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi. Lottare insieme a noi. Siete liberi. La scelta aspetta a voi. Sono con te. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Sì. Sono con te. Sì. Marcus. Sono con te. Sì. North Compagnia, Gerico, leader. Allora, seguitemi. Andiamo, ragazzi. Marcus, che stai facendo? Che? Voglio mandare un messaggio agli umani. Anche un altro? No, ci metteremo nei guai, eh. Sì, pacifista o violento? No. Pacifista. In che senso trasforma Capitol Park? Vogliamo essere pacifisti, ragazzi, eh. Cerchiamo di essere pacifisti. Manometti. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, okay, e speranze. Faranno quello che vuoi tu, Marcus. Guidali e ti seguiranno. Oh, guarda qua. Statua. Segna. Oh. Sì. Queste sono le cose che ci piacciono. Non vogliamo distruggere tutto, perché sennò... Non abbiamo bisogno di padroni. Siamo liberi. Sì. Pace, ragazzi, pace. Cioè, non voglio... Vai in strada. Ti aiuto. Grazie. Ok. Così sì. Che altro posso cambiare? Qui? Gli schermi, Marcus! Di rotta, allora. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze. Madonna! Insieme. Ok, con la pace, ragazzi, ok. Segniamo i nostri nomi sulle panchine. Scegli il nostro simbolo. Che figata. Non so, raga, io direi quel triangolo là mi piace tantissimo. Ok. Forza, ragazzi. Segnatele tutte. Sì. Che altro posso fare? Oh. Segna. Abbiamo un sogno. Abbiamo un sogno. Ok.
Meno male che non sono danni permanenti. Bomba fumogena per che cosa? Non capisco. Ok. Non so. Ci siamo, no? Dovremmo esserci. Parcheggio androidi. Manometti. Tac. Non so, raga, che ci rimane? Oddio, che c'è? Abbiamo finito? Ne abbiamo liberati a centinaia. È fatta. Arrivano. Oh oh. Tornate tutti a Gerico. È il caso di andarsene, ragazzi. Via. Abbiamo mandato un messaggio non violento come volevi tu. Vuoi comunicare con loro quando non fanno altro che disprezzarci? Spero tu sappia quello che fai. Non si combatte la violenza con la violenza. Infatti. A meno che non ci sia altra scelta. North è per la violenza, ragazzi, questo è chiarissimo. Quindi su questo aspetto ce l'avremo sempre contro. Oh oh! Ci hanno visti, ragazzi. Fuoco! Fuoco! No, no! No! No, cavolo, no! Muoviti, Marcus, che fai che rimani imbambolato? No! North, stai bene? Cosa c'è? North! Li hanno uccisi. Li hanno ammazzati come bestie. Chi è stato? Chi è stato? La polizia, chi è stato? Questo, cioè, ragazzi, non ci può. Cioè, poi uno dice, cavolo, ti arrabbi e quindi cominci a fare il violento. Perché l'essere umano, come al solito, deve fare lo stronzo. Hanno ucciso i nostri, Marcus. Oh, vogliamo no. Giustizia, Marcus. Devono pagare. No, raga. No, 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 no. Non li ucciderò. Non li ucciderò. No, raga, cioè, se ho scelto la via non violenta non posso ammazzarli. Posso anche scegliere di non decidere, a quanto pare. Mi dispiace perché tutti vogliono vendetta, quindi io direi risparmia, raga. Dobbiamo rimanere sulla nostra strada. Occhio per un mondo cieco. Non puniremo un crimine con un altro crimine. Mi dispiace, raga, ma se abbiamo scelto la via della non violenza, cioè, non possiamo abbassarci al loro stesso livello, questo è il punto. North, odiami pure. Non mi interessa. Interrompiamo per una notizia dell'ultima ora. Ultimo minuto. Alle 2 di stamattina diversi negozi Cyberlife a Detroit sono stati razziati. Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato. Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan. La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyberlife. L'indagine è ancora aperta. I pattuglia sono stati trovati in stato di shock vicino a un negozio Cyberlife. Ora stando alle nostre fonti, ci confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi. La situazione è allarmante. Le nostre macchine si stanno forse ribellando. Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza. È l'inizio di una campagna terroristica condotta proprio qui negli Stati Uniti. È un bel guaio, raga. L'opinione pubblica è diventata indifferente. Probabilmente, ovviamente, se li avessi uccisi si sarebbe abbassata ancora di più. Che dire? Wow, stiamo entrando nel vivo della ribellione ormai, ragazzi. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Rupdosh a tutti, ragazzi. Ciao!